Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Oggi è sabato 9? 9. Sabato 9 gennaio, quindi siamo tutti tornati alla normalità. Questo è il primo, diciamo, weekend post feste. E ho deciso di iniziare un vlog, quindi vlog sia. Oggi ragazzi mi sono alzata tardissimo, ero stanca morta ieri, mi sentivo proprio bisognosa di dormire. Sono andata a letto, ho letto 10 pagine del libro che sto leggendo. Sto leggendo un libro su un bandito sardo, la sua biografia, un bandito dei primi, credo, adesso non ricordo esattamente, comunque primi decenni del 1900 sicuramente, che si chiama Giovanni Tolu, se non sbaglio. Mi ricordo i nomi di quello che leggo, sono messa male. Giovanni, non ne sono sicura, mi pare, sì, mi pare Giovanni Tolu. Comunque, un libro che mi sta piacendo parecchio, l'ho iniziato da poco, me l'ha dato mio fratello, che è un libro a cui lui è molto legato, gli è piaciuto tanto, me l'ha sempre raccomandato, quindi ho deciso di iniziare a leggerlo. Che poi io, non so voi, ma io leggo sempre tipo due o tre libri contemporaneamente. In questo momento ne sto leggendo tre. Sto terminando, anzi, veramente ne sto leggendo quattro. Perché cosa faccio? Leggo sempre un romanzo, quindi sto leggendo quello del bandito. Poi sto leggendo questo, SEO per WordPress, guida base all'ottimizzazione di un sito per i motori di ricerca, quindi qualcosa di tecnico che riguarda appunto, il mio lavoro. E sono arrivata a pagina 40, ho letto una quarantina di pagine, ho iniziato proprio durante le feste. Sto terminando La mucca viola di Seth Godin, che è un libro invece che parla di marketing, ma che comunque può essere applicato in tutti i campi, in tutti i campi in cui, perché poi tutte le attività hanno bisogno, se vogliamo, di un occhio al marketing, quindi qualunque cosa facciate, a meno che ovviamente non siate dipendenti, però se avete qualcosa di vostro, un vostro progetto, questo è un libro molto interessante da leggere, si legge in poco tempo, a dir la verità lo trovo anche abbastanza ripetitivo, nel senso che ripete alla fine della fiera lo stesso concetto per veramente tantissime volte. E qua dov'è che sono arrivata? Sono arrivata, dovrebbe essere qua che si è levata l'orecchia. Sì, sono arrivata qua, pagina 104, quindi me ne mancano, vedete, così. Mi manca questo tanto, quindi sto leggendo questo. Poi sto leggendo il libro che mi ha regalato Giovanna per Natale, che è quello di Claudio di Trip Therapy, il youtuber che ha fatto il giro del mondo praticamente senza prendere aerei e ha scritto poi un libro di consigli su come viaggiare. Speriamo di poter tornare a viaggiare. E quindi quello di Claudio è il libro di Giovanni Tolu. Quindi quattro testi, quattro libri contemporaneamente, ma faccio sempre così perché sennò non riuscirei a conciliare le due cose che mi piace leggere, che sono libri che mi sono utili, quindi saggi, libri di crescita personale, eccetera, utili proprio a livello pratico, e libri che mi sono utili per l'animo e la mente, che sono i romanzi che io non potrei mai abbandonare. Quindi sto leggendo questi quattro libri. Adesso voglio comprare altre cose, anche perché questi li compro sempre cartacei, quindi libri sia di crescita personale che di quelli che mi insegnano a fare qualcosa, perché ho proprio bisogno di scriverci. Cioè io proprio li pasticcio i libri, vedete, metto degli appunti e quindi vabbè. Mentre libri, romanzi, li prendo solo in formato Kindle, quindi una volta che li leggo li cancello, cioè se può avere, perché non ho spazio materialmente. Poi magari un giorno, avendo una casa, rinizierò forse a comprare libri, ma qua non sapevo più come fare e ne ho veramente tanti. Devo fare un decluttering di libri perché ce ne sono tanti che non mi hanno lasciato niente, che non mi sono piaciuti come romanzi, e quindi veramente li darei via volentieri. Ed è così che farò, lo vorrei fare prima di trasferirmi. Vabbè, non so perché sono finita a parlare di libri, perché vi ho detto che sono andata a letto presto e ho letto poche pagine del libro, sono crollata. Stamattina mi sono svegliata alle 9:30. Bellissimo.
Non mi svegliavo alle 9:30 da un sacco di tempo. Poi la giornata è anche bella. Sarei dovuta andare a fare un giro al bosco in città con gli amici del trekking, che in realtà hanno fatto un gemellaggio con un gruppo di fotografi, e quindi la passeggiata era a tema fotografiamo al bosco in città. Avrei anche magari imparato qualcosa di utile, ma ragazzi, ero troppo stanca. E adesso sono addirittura le 2. Ho fatto colazione tipo alle 11, facendomi due tazzone di caffè gigante e pancake fatti con l'avena istantanea di Foodspring, che io, quella avena lì è la più buona, fa i pancake più buoni del mondo, ragazze, quindi uso sempre lei. E basta, adesso vado a fare la spesa. Vado a fare la spesa perché dopo pranzo devo fare il sidor in cucina, che ho deciso quale fare in base al vostro sondaggio. Avete votato sia su YouTube, su Facebook che su Instagram. Ho messo il post in ognuno dei tre social e tutte avete votato che volete le crocchette sfiziose, quindi crocchette sfiziose siano. Adesso vado a fare la spesa, prendo anche gli ingredienti, ma devo prendere anche un bel po' di cose, e ho deciso di andare all'Eurospin per cambiare, perché ho fatto Lidl, Aldi l'ultima volta e adesso Eurospin, che era risultato sempre dai sondaggi il market che volevate di più per uno svuota la spesa. Quindi meglio, farò una puntata da Eurospin, così faccio lo svuota la spesa quando torno e poi mi metto all'opera e preparo le crocchette sfiziose. Peraltro, oltre alle polpette sfiziose, voglio inserire in questo sidor in cucina una ricetta che mi aveva dato una di voi, che ho provato durante le feste e ho trovato strabuona, di una semplicità pazzesca, veramente veramente buona. Secondo me sono due cosine che si possono accompagnare, quindi questo contorno, diciamo, che si fa velocemente ed è molto buono, con le crocchette sfiziose, e entrambe mi sanno proprio da serata divano e Netflix, con questi cibi buoni da mangiare, sfiziosi, mentre si guarda appunto qualche serie TV, di quelle robe che si possono mangiare comodamente sedute sul divano mentre si ozia. Quindi sì, ha vinto questo, quindi faremo questo, per cui adesso vado a fare la spesa e ci vediamo magari dopo. Non vi porto con me perché non lo so se vi porto con me, porto la fotocamera, magari sì, vediamo adesso. Intanto la metto in borsa, perché a volte dipende da quanta gente c'è al market, non è proprio possibile girare nulla perché c'è troppa gente, non si capisce nulla. Vediamo, vediamo, intanto la porto, a dopo. Arrivata, adesso devo prendere i sacchetti e fare la spesa. È anche una bella giornata, vi dirò, ragazzi, però è un po' grigina, però bella per Milano, ecco. Ok, mascherina, recupero un po' di sacchetti dal baule. Baule si chiama? Non so mai come si chiami, qua a Milano lo chiamano il baule, ma a Cagliari no. Vabbè, comunque, recupero i sacchetti e andiamo. Allora, non ho potuto riprendere un secondo perché avevano la musica a tutto volume, peraltro c'era Anoxa, fighissimo. Sono appena igienizzata le mani, buonissimo questo odore. Sto usando uno dei Mercy Handy, secondo me sono buonissimi in quanto odore. Peraltro l'ho terminato, devo mettere un altro qua in macchina e quindi non ho potuto riprendere niente. Ragazzi, sono entrata pensando di spendere 30 euro, 40 euro, ho detto devo prendere due robe, 118, insomma poco meno di 120 euro e niente. Ho preso un sacco di cose perché ho trovato un sacco di cose sfiziose, che magari sono quelle cose che compro una volta tanto e mi durano un sacco di tempo, ma buone. Poi tanto vi ho fatto lo svuota la spesa, quindi voi avete già visto in realtà lo svuota la spesa di questa spesa qua, che credo che caricherò domani. Oggi faccio il sedere in cucina e domenica metto lo svuota la spesa. E ho preso un sacco di cose per fare anche delle ricette. Esattamente una ricetta di una zuppa, che è quella che ha perso contro le crocchette sfiziose, che era la sfida di questa settimana. Zuppa o crocchette sfiziose? Avete scelto crocchette sfiziose, quindi adesso vado a casa e le cucino, saranno la mia cena. Quindi la settimana prossima quindi farò la zuppa. Quella dopo ancora voglio fare un piatto tipico pugliese, vediamo se qualcuno indovina che cosa è. È un piatto tipico pugliese che io adoro
e che mi ha insegnato a fare una mia amica, che peraltro non vedo più da decenni, però ai tempi era una mia amica, era veramente la fidanzata di un amico di Pablo, poi loro si sono mollati quindi l'ho persa di vista, ma e lei era bravissima in cucina, infatti credo avesse un blog di cucina, se non sto sbagliando. Comunque devo fare questa ricetta come me l'ha insegnata lei, almeno così me la ricordo, da un sacco di tempo che non la faccio, perché uno degli ingredienti non lo trovo super facilmente, quindi almeno non è discount, poi vedrete. Comunque adesso vado a casa e quindi mi dedico alla 6 ore in cucina editing, e poi con le crocchette sfiziose ho una bella serata davanti a Netflix. Mi sono un po' pentita di non essere uscita con i miei amici del trekking che non vedo da tipo fine estate, perché mi sarebbe piaciuto, però devo dirvi la verità, uno, ero stanca, e due, ci tenevo a farvi il side door in cucina, se no non sarebbe uscito, non sarei riuscita a fare la spesa, sarei dovuta venire domani a fare la spesa, poi lunedì rinizia il corso e mi trovo, cioè, sommersa col fatto che adesso il corso mi impegna 8 ore più tutte le ore che devo lavorare, non ho molto tempo durante la settimana per fare queste tutte le cose che devo fare, tant'è vero che devo andare a ritirare le nuove lenti e non vado neanche questo fine settimana, andrò martedì, mercoledì sera quando finisce il corso, per cui immaginatevi che se io mi facevo la giornata in giro, non facevo la spesa, non facevo i video, non facevo delle cose di lavoro che devo sbrigare, la domenica e il sabato li passo davanti al PC, veniva fuori tipo a valanga il lavoro che mi si accumulava addosso nella settimana che invece sono impegnatissima, quindi vabbè, ho fatto una scelta, diciamo, responsabile. Vivi responsabilmente. Va bene, adesso è il momento di andare a casa e appunto dedicarmi a tutto questo, così finisco presto, mi alleno e poi le mie crocchette sfiziose me le pappo davanti alla visione della quarta, mi sa che è la quarta, sto vedendo la quarta stagione di Le regole del delitto perfetto, che addirittura avevo sospeso 3 anni fa insieme a Pablo. Mi è successo per un sacco di tempo di non voler guardare le serie TV che guardavamo insieme, e lui mi ha scritto la stessa cosa ieri, mi ha scritto: non riesco a guardare le serie TV che avevamo in sospeso perché mi ricordano quando le guardavamo insieme, anche a me. E quindi adesso insomma ho ripreso la quarta stagione, vedo la batteria lampeggiare, quindi si sta scaricando, vi saluto, ci vediamo dopo. Buongiorno, buona domenica, ho appena fatto la tinta ai capelli, stanno giustamente diventando sempre più scuri alla radice, è il degradé giustamente, però si vede ancora bene tutte le schiariture, è che loro sono talmente bravi, il metodo è talmente figo che dura tantissimo. Ho anche rifatto lo smalto, guardate che bello questo colore, vi faccio vedere cos'è. Allora, in pratica il mio tra virgolette decluttering, non, o meglio non chiamiamolo decluttering che sennò poi qualcuno si arrabbia, passare al vaglio le cose, i miei smalti, sta continuando. Questi sono tutti quelli che per il momento ho passato al vaglio di quella vaschetta che ero incerta se tenere, qualcosa ho buttato ma la maggior parte funzionano benissimo, per esempio questo di Corf che era infatti uno dei miei preferiti, e ovviamente ho tenuto perché lavora benissimo, cioè proprio si asciuga bene, si stende bene, è molto bello a livello di colore, secondo me è super elegante, un rosso proprio scuro, sangue scurissimo, è il numero 60, Corf si trova nelle farmacie, guardate che bello, poi è lucidissimo, e quindi man mano che vedete sto passando in rassegna gli smalti, li sto conservando qua, perché li salvo, diciamo, li divido così nella vaschetta, poi ovviamente fra un po' spero si riempirà la bustina, però così riesco a mettere lì per ora quelli che ho provato. Quindi, peraltro sto anche provando questo di DM, questo come si dice, solvente per lo smalto, ed è ottimo, sono a metà. Potrei anche ricomprarlo, oppure vado da Boots che è qua vicino e prendo il solito, perché è quello di Boots è stra buono. Ok, stavo tirando giù tutto, poi sono andata a fare la tinta e ho messo ordine nei prodotti, sto annusando, ho provato nuovi prodotti per i capelli e ho messo ordine tra tutti i prodotti per i capelli che ho in bagno, perché
ho tre scatole diverse, in uno tipo ci sono separati i prodotti quando faccio lo styling, quindi quando uso il ferro, i termoprotettori, i lucidanti, i pre-shampoo e post-shampoo, appunto, prodotti leave-in che uso sui capelli, e gli olietti che uso sulle punte. Ed erano tutti mischiati, non riuscivo più a capire che cosa avevo, perché praticamente anziché rimetterli nello stesso posto. Ok, si era scaricata la batteria, stavo dicendo, anziché rimetterli nel loro posto, li mettevo random, dove mi capitava, alla fine non ci capivo più niente, non riuscivo a capire qual era cos'era un prodotto, cos'era un altro. Infatti, siccome sono tre scatole, ma tipo cinque tipologie di prodotti diversi, volevo mettere tipo dei separatori, per il momento ho messo dei cartoncini. Così presi da cose che dovevo buttare, cartoncini di cose varie che dovevo buttare, però mi sa che vendono tipo quelli là che si possono dividere, pezzi di plastica tipo che si incastrano anche tra di loro così, che sono quelli di Ikea, non lo so, non mi ricordo, mi sembra che ci siano. Comunque sto anche tentando di finire questa lozione tonica viso che sapete che la stavo già usando, ce n'è poca, ma avevo dovuto smettere di usarla perché con l'utilizzo dell'acido retinoico mi bruciava, mentre adesso ormai la pelle si è super abituata e quindi l'ho ripresa in mano anche perché voglio smaltire un po' di prodotti e quindi preferisco appunto mettere in uso le cose in cui vedo che c'è poco prodotto perché mi sono stufata di averle in giro. In questi giorni ho proprio super sistemato il bagno. Per esempio, ho fatto tutta una. Ve l'ho detto l'altro giorno che ho fatto tutta una cernita e una sistemazione di shampoo. Erano tutti mischiati, non riuscivo più a capire quali avevo iniziato, quali no. Allora ho fatto tutto un ripiano con quelli già iniziati, che ce n'è magari poco, così punto su quelli e li vado a terminare. Poi ho messo tutte le maschere insieme perché erano tutte mischiate. Barattoloni, vedevo questi barattoloni, non capivo se erano scrub corpo, maschere capelli, insomma c'era un po' di caos e quindi ho appunto messo un po' di ordine. Molto meglio, adesso riesco a capire tutto. Anche il siero, sto per terminare questo qua di Cicaper. Ormai infatti per prenderlo lo devo anche mettere un po' stortino, non ce n'è poco perché secondo me ce n'è ancora un quarto, però faccio fatica a prenderlo e quindi lo devo mettere storto. Oggi poi, se mi ricordo, devo preparare un sacchettino per Pablo perché dovete sapere che Pablo è molto vanitoso e usa contorno occhi, siero viso, crema viso, usa tutto lui, fa anche le maschere. Quindi ogni tanto gli preparo un pacchetto con un po' di prodotti e lui se li viene a prendere. Ho trovato anche quest'olio puro Baobab qua della Erboristica di Atena che però ha dei pezzettini dentro, ma forse li ha sempre avuti questi pezzettini in sospensione oppure non lo so, perché c'è freddo e qualcosa si è un po' più addensato, perché l'odore è buonissimo di quest'olio. Sì, ce l'avevo aperto da un po' perché l'avevo provato, adesso lo tiro fuori, lo metto qua così lo termino perché anche questo è uno di quelli che mi dà noia che sia lì non utilizzato. La sera quando vado a dormire sto utilizzando quello di Eterea Cosmetica, mi piace tanto l'olio supremo, mentre sapete che sto per terminare questo, che ce n'è abbastanza poco, questo io lo adoro, il Boscia, il Rose Hip Omega Face Oil, e sto puntando quello di Pai, che sembra la rosa selvatica, però mi scoccia comprarne nuovi, perché ho questo da terminare, anche quello di Eterea, forse ne avrò anche altri di olietti, cioè sieri sicuramente, olietti adesso non ricordo, ma al 100% qualcos'altro ce l'ho, però se volete quello di usare una crema a mani perché ho le mani strasecche, metto una delle migliori che ho, la Creme Riche di Rocher. Se volete un olietto, appunto, secondo me ottimo anche a livello di prezzo, vi lascio il link in info box di quello di Pike. Sto puntando, l'ho pubblicato su Facebook. È un olietto tipo questo, tipo il Boscia, sempre a base di omega, di acidi omega, quindi è a base di rosa selvatica, praticamente identico. Omega e rosa selvatica, come questo, omega rosa selvatica. Non so se si sono consultati per farlo simile. Mi serve anche un burro di cacao. Metto questo qua.
di Yves Rocher. Ok, quindi oggi casalinghitudine, quindi non mi truccherò, scusatemi infatti se sono così mostruosa, però voglio proprio solo dedicarmi al beauty, al skincare, quindi sto così. Vi voglio far vedere invece una roba che mi è arrivata sabato. Praticamente mi ha contattato questo venditore di Amazon chiedendomi se avevo piacere di ricevere un bracciale tipo Pandora. Va bene, cioè, lo guardate, era molto carino. Adesso ve lo faccio vedere. Se vi va, lo componiamo insieme. Mi metto qua e lo volevo assemblare insieme a voi, così ve lo faccio vedere. Ovviamente è una collaborazione, quindi io l'ho ricevuto. Però se a voi piace, io vi lascio il link e ve lo andate a vedere appunto su Amazon. È di questo brand, vedete, si chiama Nina Queen, e vi lascio tutto in info box, anche codice sconto credo che mi lasci, qualcosa del genere, non lo so, trovate sicuramente tutto in info box per quanto riguarda sia sconti che link. Però adesso lo volevo comporre con voi, qualche ciondolino. La maggior parte dei ciondolini ho scelti io e mi pare che me ne abbia mandato lui uno a sua scelta, di sua scelta, che vi faccio vedere. Allora, spero che l'inquadratura sia favorevole, ma mi sa di sì. La vedo dallo schermino proprio ben inquadrata. Allora, innanzitutto vi faccio vedere i bracciali. Allora, uno è questo qua. In pratica inizialmente mi aveva mandato questo perché io ho sbagliato, cioè poveraccio, non c'entra nulla lui, ma io gli ho indicato di volere il bracciale di misura errata, quindi ho scelto questo che in realtà per me è leggermente grande, avevo scelto credo una misura in più della mia. E avevo preso il bracciale rigido, comunque riesco a utilizzarlo, però non so se vedete, mi è un pochino grande, ecco, quindi non so se magari lo terrò o farò un regalo a qualcuno. In ogni caso è leggermente grande per me e avevo scelto quello rigido e mi spiace tantissimo aver toppato. Lui è stato però gentilissimo perché mi ha detto: guarda, te ne rinvio un altro, dimmi se lo vuoi uguale. Alla fine ho pure cambiato idea, paurosa che non andasse bene, insomma alla fine ho scelto la misura giusta per me, ma nel classico modello appunto a maglia, come si chiama questa, snake credo. La chiusura è sempre così molto molto carina, che ha praticamente una N, non so se la vedete qua, eccola qua, alla N, perché si chiama Nina Queen il brand. E quindi adesso volevo andare a comporre questo qua, ripeto, vedrò che cosa farne, ma forse mi sono un po' pentita perché forse mi piace di più rigido. Vabbè, comunque lo posso utilizzare assolutamente, comunque, anche perché quando lo riempite di charms si riduce un po' il fatto che scorre meno, ovviamente quello rigido si riempie tanto e diventa più grosso, ecco. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questo qua che ho scelto io. Vediamo se riesco a mettervelo a favore di camera, eccolo qua. Ho scelto questo che è I Love You, come vedete, e sono tutti in argento, sono fatti benissimo. Come li vedete, così lucenti, così sono, devo dire che mi sono sembrati veramente perfetti. Quindi andiamo a inserire il primo. Ah no, prima di tutto volevo inserire quello lì che, vediamo se lo trovo subito al volo, la catenella che lo blocca in modo da non perderlo. No, questo è un altro, questa, ecco qua. Questa qua, in pratica, vedete, fatta così. Guardate che belli che sono, super super luccicanti. Mi piacciono tantissimo. Così, e vado a inserirlo perché questo permetterà al bracciale di credo di dover fare così per inserirli, vediamo. Ah, ma sapete che forse lo devo allargare? Sì.
Sì, credo di doverlo allargare. Sì, ragazze, questo si apre, ma ecco, non volevo rovinarmi lo smalto. Me lo sono un po' sbeccato. In pratica dovete fare così e poi chiuderlo, vedete, e non si muove più. E poi lo metteremo alla fine del nostro bracciale quando lo avremo completato tutto. Quindi sì, adesso posso andare a infilare questo qua, pendente, o forse il pendente lo metto centrale. Sapete che non lo so, no? Così voi vedete meglio, ok? E quindi andiamo ad aprire quest'altro. Ah, guardate che bello questo! Questo qua è un cuore stupendo. Adesso lo vado a inserire. Dai, vado a inserire prima questo. Così. Olè. Poi, man mano, ne ho 6 da mettere, quindi ne ho preso 3. Se non ne perdo qualcuno. Quindi 3 li ho già presi. Poi ho questa pallina stupenda, guardate qua. Vedete? È una pallina con tutti i cuoricini. La metto qua, poi decidiamo dove metterla. Questo mi fa impazzire, è il fiocco di neve. Guardate quanto è bello il fiocchino di neve, stupendissimo. Poi ancora ho preso un altro cuore, non ve ne ho di cuori, regina di cuori, guardate quanto carino anche lui, un cuoricino così con qualche inserto dorato, anche questo l'ho preso con un inserto dorato. E per finire questo invece me l'ha scelto lui, c'è la scritta MAM e poi c'è una luna, sono due in uno, e c'è scritto Love you from the moon and back. Quindi sono pendente, quindi pendente, pendente, pendente e due statici. Quindi io direi che mettiamo lo statico, poi mettiamo questo che è pendente, così, poi mettiamo questo che è statico, poi di nuovo questo qua che è pendente, olè, poi il cuore. E poi questi due che vanno insieme. Quindi questo è la lunina, tutte e due insieme. E voilà. E poi praticamente possiamo andare a inserire. Quindi questa mi toccherà. Vediamo se riesco ad aprirla così. No, mi sa di no. Devo. No, ma mi rovino le unghie. Ok. Era destino che sta manicure non durasse particolarmente. Vabbè, così lo chiudo. Questa, vedete, fa in modo che voi non perdiate praticamente nessun ciondolo, perché anche se vi si apre il bracciale non vi slittano fuori i ciondoli. Sapete che io ho un sacco di Pandora, ne ho tipo 4, due veri Pandora e uno è di Soufil e un altro ancora forse Pandora, forse 5 con questo. Ve li farò vedere un giorno, se volete vi faccio vedere tutti quelli che ho, ne ho veramente tanti, li vorrei anche continuare perché mi piacciono tantissimo, però mi sa che adesso questo me lo indosso. Sapete che io sono capace di portarli anche tutti insieme e a me non danno minimamente fastidio, vero? Ci sono periodi in cui poi li levo. Non so neanche io perché, forse per il workout più che altro, le volte che ho deciso, o per il mare, perché magari quest'estate appunto al mare li avevo levati, poi non li ho rimessi effettivamente. Però adesso mi sa che questo. No, dai, non chiuderti. Questo dovrei riuscire a inserirlo da sola. Mi è piaciuto molto il click che ha fatto, l'ho sentito molto sicuro, molto strong come suono. La chiusura è molto carina. Eccolo qua. È veramente bello, ragazze, a livello di lucentezza. Aspettate che questo, ecco, questo non era chiuso bene. Non l'avevo stretto abbastanza, adesso sì. Però mi sa che io lo stringerei proprio qua, ma forse non si può. No, qua sopra questo coso forse non si può, devo provare. Comunque, molto belli questi qua, mi piacciono tantissimo. Però mi piace di più ovviamente pieno, quindi
Dovrò completarlo adesso. Voilà. Voilà, eccolo fatto. Molto, molto, molto carino. Mi sa che quest'altro insieme, cioè mi sta rivenendo la voglia di metterli tutti insieme. Già così tre mi fanno impazzire, guardate che belli. Cioè io quando vedo tutti attacchi in caglieria divento matta, veramente belli. Questo è quello che praticamente devo portare da Pandora perché non si sgancia più, ragazze, non si può più togliere. Molto molto bello, grazie. Quindi se vi va di dare uno sguardo è Nina Queen, eccolo qua. Ok ragazzi, io adesso mi metto, sapete a fare cosa? A oziare. E poi magari vorrei lavorare un po' su Facebook, perché volevo programmare un po' di post per la settimana, però insomma sono 6:30, io ho lavorato tutto il giorno, anche se è domenica, perché ieri praticamente non sono riuscita a editare il video, il Side Ori in cucina, e l'ho postato oggi, quindi oggi avete avuto un doppio video. Però io per editarli tutti e due, a fare in modo che uno andasse online nella tarda mattinata e l'altro verso 5:30 mi pare di averlo messo, praticamente ho editato tutto il giorno, adesso sono morta. Quindi sinceramente ho fatto il brodo peraltro oggi, se avete visto lo svuota la spesa avete visto che ho comperato la mezza gallina e il bianco stato di manzo, e quindi ho fatto il brodo e stasera mi mangio i cappelletti in brodo, non vedo l'ora perché adoro. Basta, adesso vado a buttare l'immondizia. Io tutte queste scatole le butto, perché se tengo tutte le scatole delle robe che mi mandano non ne vengo fuori. Poi quando e se sarà un giorno che devo mettere a posto tutta la mia postazione, ne comprerò di apposite, perché se le tengo alla fine, prima tenevo, adesso butto, e almeno le scatole le butto. E sto ricaricando anche le batterie della fotocamera, perché sono rimasta senza batterie l'altro giorno, dovevo tipo fare i saluti finali del video e mi rendo conto che non avevo messo le batterie, ho detto no, vabbè, no. In realtà avrei voluto anche girare un altro video, però sono stanca, poi quando sono stanca si vede nei video, capite? Cioè preferisco avere proprio lo sprint, e quindi sinceramente preferisco svegliarmi presto domattina e fare magari il video prima di iniziare il corso, piuttosto che adesso essere stanca. Preferisco dedicarmi a vedere un po', a leggere un libro, a rilassarmi un po', perché poi alla fine se no non, cioè lo vedo quando nei video a volte li cestino, vi devo dire la verità, perché mi metto lì a farli e poi non mi piace, mi vedo che sono spenta e dico no Silvia, non va bene. Quindi non mi sforzo mai, devo dirvi, di fare il video, cerco sempre di assecondarmi, perché noto che poi ne guadagna lo spirito del canale. Va bene, quindi adesso vado a buttare l'immondizia, voglio andare in cantina a prendere una roba, delle pantofole che mi sono ricordata di avere, così faccio cambio, perché io queste qua di peluche così ogni 2-3 settimane le metto in lavatrice e le lavo, quindi così mentre asciugano ho le altre. Quelle con i coniglietti non mi sono ancora decisa a buttarle, perché sono troppo belle. Sto aspettando di andare da Primark, perché se ci sono le ricompro, tanto costano 7-8 euro, non manco la pena di mettermi a ripararle. Quindi prima aspetto di andare da Primark e poi decido se buttarle. Che barbona. Va bene ragazze, ci vediamo domani. Per oggi, per la domenica è tutto, vi mando un bacio per il momento. Clip di oggi, stop. Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri non mi sono palesata, non ho neanche pubblicato il video, non sono stata bene ragazze, di nuovo sono stata male, mi è venuta proprio questa stanchezza,
non so, sono stata proprio male, sono dovuta andare a letto presto, avessi finito il corso, non riuscivo nemmeno a trascinarmi, avevo brividi, ero tutta indolenzita, cioè proprio, non so, come se avessi lo stress ai massimi livelli, tant'è vero che ho la psoriasi ai piedi, che non è mai, mai stata a questi livelli, cioè li ho proprio tutti devastati, non me li faccio vedere per pietà, perché non si fanno vedere queste cose nei video. Ma io appunto ho la psoriasi ai piedi da un sacco di tempo e quindi la tengo d'occhio, tipo il mio termometro psicologico. Quando non sto benissimo mi si sviluppa in maniera sempre più intensa, ma molto più intensa del solito. Quindi niente, quindi è così, io in pratica ieri sono stata tutto il giorno, cioè tutta la serata a letto e non ce l'ho fatta a girare o a editare video eccetera. Oggi ne ho girato uno, ma sono di nuovo KO, cioè ho proprio bisogno di mettermi a riposare. Peraltro devo uscire perché devo andare a ritirare degli ordini che sennò scadono e mi vengono rispediti indietro, quindi devo passare da Zara e da Stradivarius a ritirare due ordini e a ritirare le lenti a contatto. Quindi adesso vado e appunto ritirerò questi ordini, poi magari ve li faccio vedere prima di chiudere il video. E poi insomma credo che ci vedremo direttamente domani, quindi in pratica io lunedì e martedì, voi non so quando starete guardando il video, però io lunedì 11 e martedì 12 non ho pubblicato video proprio perché non sto bene, ho avuto bisogno di, cioè adesso che è sera mi sono ripresa, mi sono truccata perché devo uscire e mi sono un po' ripresa, ma già mi sento stanca, ho bisogno di andare a letto e ho saltato anche il pomeriggio a lezione stasera perché proprio non ce la facevo, anche perché stanotte ho fatto incubi tutta la notte, ho dormito malissimo e quindi assolutamente avevo bisogno di riposare, dopo pranzo non ce la facevo, proprio non avevo soglia d'attenzione. Va bene, comunque adesso vado a ritirare lenti e a ritirare gli stivali e così insomma mi spiccio a fare queste cose e poi torno a casa, vi faccio vedere anche che cosa ho preso perché non so nemmeno se tenere gli stivali che ho deciso di prendere, perché sinceramente sto pensando di non ritirarle, o forse non so nemmeno se vado a ritirare le lenti, forse oggi vado direttamente al market da Zara e Stradivarius e domani vado a ritirare le lenti, perché così torno più in fretta a casa, non ho voglia di stare in giro tutto il tempo. Ci vediamo dopo perché vi faccio vedere magari che cosa ho deciso di ritirare e basta, volevo giusto fare la clip perché mi ero proprio eclissata e niente, quindi ho detto vabbè, palesiamoci. Buongiorno, oggi è 14 giovedì e sono completamente struccata e con la felpa di un pigiama perché ho appena finito il corso. Così ce l'ho in modalità stanchezza, ragazzi. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto alla fine. Ho ritirato gli stivali, e però sto riflettendo se tenerli oppure no. In realtà sono molto grossi, perché vedete che sono quelli brutti brutti che si usano adesso, quelli, gli stivali con la suola track si chiama, di ispirazione come quelli di Jacques Couture per Pernil, no, Pernil per Jacques Couture. Jacques Couture è questo brand fiorentino che ha lanciato questa moda degli stivali, li ha indossati poi la Ferragni e appunto questa fashion blogger che si chiama Pernil qualcosa, una credo danese, ed è scoppiata la mania e quindi li hanno rifatti tutti, li ha rifatti Zara, li ha rifatti chiunque, perché quelli già Couture per Pernil costano tipo 700 euro, no forse 500 euro, 500 euro più o meno, quindi no, che non li comprerò assolutamente, neanche potendo, perché sono quelle robe che passeranno di moda, magari l'anno prossimo mi faranno anche schifo, vabbè. Quindi era il motivo per cui ero indecisa se prenderli. Li ho portati a casa perché tanto ho detto li provo bene a casa senza staccare l'etichetta, put a caso li vado a cambiare. Ve li faccio vedere e invece sono contentissima di aver preso i jeans che sono troppo carini da Stradivarius e lo stivaletto.
Allora, i jeans sono i baggy, praticamente. Sapete che adesso, insomma, si usa tantissimo questo modello di jeans. Devo dire che fanno un po' il culo piatto, secondo me, o meglio, mi è venuto un po' il culo piatto da quando purtroppo non posso allenarmi in palestra, perché i glutei ipertrofici belli tondi vengono soltanto coi grandi pesi. Non c'è storia per niente e per nessuno. Ti puoi allenare quanto vuoi a casa, costantemente, tutti i giorni, se non sollevi pesi veri, c'è poco da fare. Ti tieni in forma, ma non ottieni di certo l'ipertrofia. Vabbè, comunque, questo è il jeans. Vedete, ha praticamente questo tipo di struttura che mi piace tanto sopra. Questo qua costava 29,99. Quando l'ho ordinato ho preso due taglie, perché non sapevo se vestivo la taglia 38 italiana o la taglia 36 italiana, quindi la 34 di Zara o la 32 di Zara, sì, di Stradivarius, insomma le taglie europee. Quindi ho comprato sia la 32 che la 34, perché ho detto, metti che mi sta la taglia 38, che insomma è un po' la mia classica taglia, ma io negli ultimi anni non ho più la taglia 38, perché ho perso, diciamo, una taglia, sono un po' più piccola del solito, e invece che avere la taglia 38 ho la taglia 36 italiana. Mi ricordo che anni fa avevo la 40, perché sono stati degli anni in cui avevo la taglia 40, poi ho avuto per tantissimi anni la taglia 38, adesso sono almeno 3 annetti che ho la taglia, 2 anni e mezzo pieni, quasi 3, che ho la taglia 36. Quindi niente, ho comprato tutti e due, e quando sono arrivati al punto vendita ho subito reso la taglia 38 italiana e ho preso la taglia 36, che è la 32. Mi piacciono molto perché finalmente, cioè non mi era mai capitato, sono giusti di gamba. Io sono piccolina, sono 1,60 e questi sono tutti sfrangiati e finalmente mi stanno al di sopra dello stivaletto, perché lo stivaletto che ho preso è bellissimo, costava questo 45,99 e l'ho pagato 19,99. Affrettatevi perché stanno finendo assolutamente. È stato il primo ribasso, costavano 25,99, poi adesso 19,99. Sono bellissimi. Vedete, vi deve piacere un po' questo stile, un po' così con il suolone, ma sono veramente resistenti, fatti proprio bene con l'elastico qua. E praticamente mi piace tantissimo perché il jeans arriva così al di sopra, vedete, mentre di solito mi arriva così e non mi piace. Questi invece arrivano proprio così, dove finisce lo stivaletto iniziano i jeans, era proprio quello che volevo, quindi sono molto contenta. I jeans adesso costano meno, però la mia taglia non c'era più, quindi ho fatto bene a prenderli quando costavano 19,99, infatti il prezzo a cui li ho pagati, adesso costano 15,99, non ci sono più la 32, c'è la 38, la 40 ieri l'ho vista, però insomma ovviamente ci sono i saldi, quindi di momento in momento vanno via. Nel caso andate a vedere, perché nella sezione saldi li trovate, come scrivete jeans baggy, quindi BAGGY, li trovate. Ci sono sia neri che così nero slavato che color jeans. Poi arriviamo invece agli stivali. Gli stivali li avevo in realtà presi a Natale, vi ricordate, li avevo ordinati a Natale, ma li ho resi, sono andata al punto vendita, li ho provati, li ho resi. Li avevo presi da Pull&Bear, giusto? Pull&Bear. Mi devo sempre ricordare come si dice, l'ho chiesto 1000 volte alla mia insegnante di inglese. Pull&Bear, non Pull&Bear, perché beer è birra, ma tutti dicono beer perché siamo ignoranti, io la prima. Comunque va bene, li ho resi subito, perché se c'è una cosa che mi fa impazzire degli stivali è che lo stivale deve arrivare o qua sopra, quindi over the knee, quindi oltre il ginocchio, o se è di quelli sotto il ginocchio non deve arrivare qua, perché se lo stivale arriva esattamente qua, poco prima del ginocchio, te lo spezza. Sapete dove il ginocchio c'ha la carne ciccina mollina, insomma normalmente, no? Lì praticamente taglia quel pezzo di ginocchio, perché vuol dire che tu sei troppo bassa, lo stivale è, diciamo, per una che è un po' più slanciata,
E secondo me Zara e Stradivarius fanno di solito la roba per ragazze tendenzialmente un po' più alte di me, perché giustamente magari cercano di beccare nel mucchio, magari sull'1,70. Comunque vabbè, mi tagliava, mi mozzava qua e poi praticamente stava aderente da questa parte e sbordava così da questa. Cioè non stava il cerchio dello stivale ben centrato, ma stava spostato in così, con praticamente lo svirgolio verso fuori. Madonna, cosa che mi fa impazzire. Non so se mi sono spiegata, cioè questa parte dello stivale, anziché stare aderente al ginocchio o comunque sbordare sia nell'interno che nell'esterno, sbordava solo verso l'esterno. È una cosa che io quando gli stivali sono così, possono essere bellissimi di tacco, di punta, li odio. Mi sembra che facciano praticamente le gambe così, perché ovviamente l'effetto ottico è che le gambe siano storte verso fuori, ti fa le gambe da fantino, cioè orribili. Quindi nonostante fossero bellissimi, quando li ho visti ho detto wow che belli, li ho provati coi jeans, ho detto ah fantastici. Però ho detto, li devo provare anche con la gamba nuda, per quando li metto con gli abitini. O comunque io in primavera, quando inizio a non usare le calze, perché io odio le calze, appena posso le levo, vado in giro con le gambe nude. Ho detto, vabbè, li provo senza calze, ragazzi, erano bruttissimi, quindi li ho resi al volo. Sono andata invece poi da Zara, perché nel frattempo avevo acquistato anche quelli di Zara. E ho detto, vado lì al punto vendita, Zara e Pull&Bear sono a fianco, una fianco all'altro. E ho detto, misuro tutte e due, quelli che mi piacciono tengo, gli altri li rendo. Quelli di Stradivari, cioè di Pull&Bear, non avevo neanche ancora visto gli altri. Di Zara, anche se non ne prendo nemmeno un paio, li rendo, proprio non, mi fanno schifo. Quindi sono entrata da Zara e misurandoli, questi mi stanno leggermente grandini. Perché, ragazze, sono questi? Sì, lo so, sembrano gli stivali delle... come si chiamano le quelle che cantavano, le Spice Girl, quelle che cantavano, me le ricordo. Comunque sono ispirati a quelli di Jacouture per Neil, che sono al contrario, per Neil, per Jacouture. Sono fatti così, sono questi stivali brutti che si usano quest'anno, o piacciono o fanno schifo, a me piacevano. Sono molto particolari, ma il gambale è molto molto bello, perché è più basso, arriva praticamente a qua, sono un po' larghi e stanno ben centrati nella gamba, cioè vestono bene, che vi piaccia o non vi piaccia questa parte è proprio bella, fatta bene con questa linguetta qua, che a me piace moltissimo. Insomma, vestono molto bene, però il plantare è molto 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 largo, io ho il piede molto 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 magro, quindi tendono ad alzarsi dietro, e quindi ho detto ci vorrà il 35. La ragazza mi fa, se vuoi puoi renderli, però ho detto no Silvia, aspetta, torna a casa, misurali bene con una calza grossa e poi decidi se cambiarli, perché può essere che magari arrivi a casa il 35 online è anche terminato e rimani senza stivale, magari invece lo vuoi, e magari misurato con una calza grossa ti va anche bene. Infatti adesso li sto provando con una calza grossa, molto grossa, troppo grossa, non mi entrano nemmeno. No, ho provato con questa calzettona gigantesca, bella, e non mi stanno nemmeno, quindi secondo me una calza leggermente più grossa o comunque una soletta e vanno bene. Devo capire se tenerle, là non è che io li abbia pagati questi radi Dio, cioè neanche poco, perché sono 49 euro, mentre gli altri appunto 19,90, ma vabbè, su questi garantisco l'uso negli anni, perché questo è un classico, cioè abbastanza... Sì, c'è un po' di carro armato, ma non è niente di così eccessivo. Questi li uso, sono anche abbastanza classici, molto carini davanti. E io sono anni che ormai uso scarpe basse fatte così. Poi vabbè ragazzi, non mi sono comprata niente in tutto l'anno, non è che mi senta neanche così particolarmente in colpa per questo acquisto. Sono stata veramente, veramente morigerata. Ricevo tanta roba da Shein, quindi mi placa quella voglia di shopping, per cui va bene così. Però questi adesso, boh, ci sto riflettendo se usarli o no. Vi devo dire la verità, io credo che questi li utilizzerò abbastanza anche in primavera, perché a me piacciono gli scarponcioni così, messi anche con gli abitini, quindi magari vedrò. In effetti sono tanti anni che bene o male comunque si usano
scarpe con suola importante di un tipo o di un altro, sono proprio anche tornate. Mi ricordo che io le avevo comperate anni e anni fa e avevo pensato appunto di darle via e adesso sono tornate di moda. Infatti ve ne faccio vedere un paio che ho qua, che negli anni ho detto le do, non le do, però ho detto sono nuove, secondo me tornano. Infatti quest'anno sono tornate, perché insieme a questo modello di stivali tipo Zara e Stradivarius è pieno di quelle suolone così. A parte che a me continuavano a piacere, quindi che si usassero o no, li ho anche messi nel tempo, ma proprio adesso sono anche di super moda, quindi vedete, ho fatto bene a non darli via. Comunque questi sono tutti i saldi che ho fatto e non comprerò altro sicuramente, perché questi li stavo puntando veramente da tanto tempo, da inizio stagione che li avevo visto, questo modello e mi piaceva tantissimo. E invece gli stivali è una roba un po' più recente, i jeans no, il giorno che sono andata a vedere gli stivaletti ho fatto il giro sui jeans, perché è una mia mania, io jeans ne ho tantissimi, li amo, li adoro. Poi i jeans alla fine sono un capo abbastanza versatile, utile, lo puoi utilizzare d'estate, d'inverno, insomma il jeans è abbastanza utilizzabile a 365 giorni l'anno, escluso proprio il mese in cui non lo uso mai, è proprio agosto che fa un caldo bestiale, è luglio, agosto, insomma i due mesi caldissimi, ma vi dico la verità, tipo in Sardegna lo porto sempre un jeans, perché capita la sera o secondo dove si va, o certi giorni di d'estate in Sardegna fa più fresco, tipo per esempio quando io e Pablo andavamo in campeggio la sera mettevo il jeans, mi ricordo lo portavo, per cui ecco un capo abbastanza utile, non me ne facevo niente, potevo evitare di comprarlo, però insomma visto che sono stata brava durante l'anno non mi voglio neanche stare lì a fustigare per un acquisto in più, ecco, non voglio diventare al contrario una che si fa il problema ad acquistare una roba ai saldi. Prima mi ricordo che facevo tipo ogni settimana shopping, ma io non do colpa al Covid, cioè non è il Covid che ha cambiato questo mio modo di essere, più probabilmente il focalizzarmi sulla pianificazione di determinati obiettivi, che quindi mi ha spostato l'attenzione dal magari non avere un obiettivo, ecco, mi portava a buttare un po' via, non buttare via, perché comunque alla fine compravo sempre cose che mi piacevano, però ecco, non avevo una pianificazione, quindi io non sono poi una che rimpiange nulla, chi se ne importa, è successo, è andata, sono soldi, i soldi vanno e vengono, per cui va bene così. Ragazze, comunque io vi saluto, perché in questi giorni come vi avevo detto non sono stata bene e quindi questo video non so neanche quanto sarà stato lungo, ho perso un pochino il metro della cosa, però insomma lo metterò online stasera, domani concluderò il corso, quindi da lunedì si rinizia con un tran tran di pianificazione video un po' più ordinato, un po' più diciamo strutturato, perché ho fatto nel mese di dicembre e di metà gennaio quello che ho potuto e spero che comunque sia stato di vostro gradimento. Dicembre è andato benissimo, il sidore in cucina va alla grande, però ecco, vorrei essere ancora più precisa, ancora più programmata e portare ancora argomenti e video migliori e carini sul canale, quindi niente, vi ringrazio per avermi seguito da dicembre adesso, perché è stata veramente bella ardua la cosa, perché 8 ore al giorno di corso più le ore di editing, girare video eccetera, è stata una bella prova, piacevole, perché quello che faccio mi piace tantissimo, quindi dicevo che a voi va sicuramente il mio grazie per avermi supportato in questo periodo, quindi non è che si ricomincia ma si va avanti, perché in effetti io non mi sono mai fermata, se non credo il 2 di gennaio e questi due giorni insomma prima di questi ultimi due video ho avuto due giorni di pausa per che appunto non sono stata bene e voglio appunto continuare adesso con una programmazione un po' più un po' più programmata, un po' più studiata, e volevo anche mettere in cantiere dei video che magari
mi necessiteranno di una maggiore dedizione a livello sia di editing che di tempo per girarli, che è un po' che magari avevo rimandato, per cui insomma, per esempio i fitness time che vorrei fare sono un po' più strutturati, voglio farmi bene una scaletta video, a volte magari sapete fare un video chiacchiere o un vlog necessita sicuramente di nessuna preparazione, nel senso che mi metto lì, chiacchiero eccetera. Se invece magari devo strutturare un argomento da trattare per un video fitness, magari mi devo fare una scaletta, capire un po' come affrontare i vari argomenti, immaginare quali potrebbero essere tutti i punti che voglio toccare o le domande che voi magari mi potreste porre, quindi poi insomma strutturare effettivamente il video mi comporta un maggiore lavoro e questo non mi era stato possibile, quindi riprenderò assolutamente anche il fitness time tra le altre cose, ma non solo. Ho in mente dei video di organizzazione del tempo, di organizzazione e pianificazione anche magari del lavoro, della vita, del risparmio, insomma questi video qua che so che peraltro vi piacciono anche tantissimo. Stavo anche pensando di fare magari dei video con dei piccoli consigli su come magari gestire che so il proprio Instagram, la propria pagina Facebook, se avete un canale YouTube, piccoli suggerimenti per il canale YouTube, insomma portare quella che è la mia esperienza per darvi dei piccoli consigli. Potrebbe essere un'idea di video, quindi fatemi sapere se vi va, e qualsiasi invece suggerimento vi venga in mente va sempre bene, perché questo è un canale che faccio io, ma che faccio sicuramente anche sulla base di ciò che vedo piace alle persone che insomma con me percorrono e vivono questi momenti insieme, ovviamente. Quindi grazie per essere stata qua con me, per avermi tenuto compagnia anche oggi. Quindi noi ci vediamo domani, e se questo video ti è piaciuto mi fa piacere se mi supporterai iscrivendoti al canale, attivando la campanella se ancora non lo hai fatto, oppure lasciandomi il tuo mi piace. Il mi piace è diciamo quel supporto che può fare chi già si è iscritto, chi già ha la campanella attiva, e mi fa sempre tanto piacere vedere che i like sono sempre tanti, quindi grazie. Mi fa piacere se mi venite anche a trovare sugli altri social, quindi su Instagram e su Facebook. Su Instagram mi trovate come Saidori, mentre sulla pagina Facebook sono l'angolo di Saidori. Vi aspetto, perché chiacchiero sempre di cose diverse, come dico sempre, da quelle insomma che porto sul canale, e mi fa piacere trovarvi anche su altre piattaforme. Vi mando un bacio, ci vediamo domani, e lasciami il tuo suggerimento. Ciao!